Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi non guardiamo i Rockquist perché l'abbiamo già visto, il nuovo Rockquist, quello 2022, quello cicciotto, non quello degli anni 89, che è la scatola in cui la scatola è più grande, più larga, ma è più sottile, è diciamo la metà di questa. Questo qua è quello 2022, si vede anche dal disegno che sono un po' più, la grafica è leggermente diversa. Comunque non volevo parlare di Rockquist 2022 perché abbiamo già fatto un video di questo, anche se devo fare un altro per un altro motivo, ma volevo parlarvi di questo che mi è appena arrivato. Sono questi qua, sono le spugnette porta tutto. Perché in realtà il gioco qui, adesso lo apro qua senza, sperando che non mi cada, il gioco all'interno, che il gioco è molto bello, non c'è niente da dire, la grafica è eccezionale, tutto bello, l'hanno fatto identico a quello dell'89, così chi non ce l'ha, chi non l'ha preso in 89, lo può prendere adesso e non su eBay a 250 euro, ma a 140. Poi ci sono anche dei rivenditori che vendono le scatole leggermente danneggiate con una botticina quasi insignificante, oppure una piccola botta. E lo vendono anche a 110 euro, quindi direi che il costo non è esagerato. Poi ognuno fa le sue. Allora, io ho sistemato. Allora, la premessa è che, come avete visto nell'altro video, c'è una parte che è questa. Lo scatolone è diviso in tre parti, in tre sezioni. La prima sezione è questa, dove c'è questa plastica che è orribile. Non si può neanche commentare, dove ci sono le miniature e ci sono i dadi. E questa plastica fra un po' fa la fine del sorcio. Poi c'è una seconda parte, che è questa, dove appunto ci sono, un po' più pesante, dove ci sono i mobili. I mobili sono in plastica, sono pieni e quindi pesano un po'. Adesso speriamo che non mi cada. Intanto vi dico che le bustine sono queste qua, ho lasciato dentro il biglietto, il fogliettino, e le bustine sono le 63,5 x 88. Allora, questo è l'altro pack, mi sono cadute le scale, dove appunto ci sono tutti i mobili, le porte, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è sempre con questa plasticazza. Se avete visto l'altro video dell'espansione, è uscito la Keller Quest, io questa plasticazza l'ho tagliata con le forbici, ho spaccato tutto, perché è proprio una plastica che non si può guardare, ecco. E allora ho preso, per il gioco base, ho preso la gomma piuma. E allora volevo farvi vedere, ecco, la terza parte è questa, cioè qui ho messo tutte le carte. Questo è un cartoncino che c'è sotto, quindi quando aprite il gioco originale c'è il cartoncino sotto e quei due piani che vi ho fatto vedere. Io ho messo i piani sotto e il cartoncino sopra, che è una specie di plateau che porta il regolamento, porta il tabellone del master e tutte le carte separate per. Adesso vediamo se stanno tutte nella gomma piuma che ho appena preso. Come in tutti i video vi lascio con la freddura del giorno mentre raccolgo le scale che poi farò. Ah, l'avevo visto. Ci sono sia le scale così che le scale così, incredibile. In quello dell'89 qua è nero, è tutto nero, non ci sono le scale dritte. Per chi ama le scale dritte e non le scale fatte così, vabbè. Niente, poi le farò con la stampante 3D, quindi a me questo non è che me ne frega più di tanto. E appunto questo, diciamo, serbatoio, questo cartoncino serve perché se stampate le cose in 3D le potete mettere tranquillamente qua. Cioè, cose 3D oltre al gioco, non so, stampate questo in 3D oppure fate le cose voi, i teschi, ecco, se stampate i teschi 3D, le rocce, ecco, le potete mettere qua. Questo è un vassoio che ci può stare tranquillamente un po' tutto. Bene, vi lascio con la freddura del giorno, che è questa. Bellissimo anche il manuale. Allora, la freddura del giorno è questa. Qual è il colmo per un fotografo? Il colmo per un fotografo è, il colmo per un fotografo è non essere un tipo scattante. Allora, vi lascio la seconda battuta che è questa. Come si chiama la. Si parla di cani. Come si chiama la razza
di Doberman, diciamo, femmina. Come si chiama il Doberman femmina? Dober Woman. La famosa Dober Woman. Va bene, andiamo a guardarla come piume. A dopo. Eccoci qui, allora all'interno del pacco, quando ordinate la gomma piuma per l'acquisto, arriva questo, dove ci stanno i mobili e tutte le porte qui sotto, e arriva questo, e arrivano anche queste tre spugnette. Io non so a cosa possano servire, ma visto che il fondo c'è già, però arrivano tre spugne, sono circa di dimensione, sono di 4 mm, sono 4 mm, o li mettono per riempire il posto, visto che come avete visto ci sono due piani e poi c'è il cartone bianco, o lo mettono questo per riempire il cartone bianco, perché ha più o meno la dimensione di quel cartone. Vabbè, comunque dopo vedremo. Allora, intanto qui c'è un disegno che spiega tutto. Come mettere questi, come mettere questi. Questa è la stessa cosa messo in modo diverso, cioè i dadi sono qui, i dadi sono messi così, qua i dadi sono messi cos'ha. Vabbè, qui c'è Core Game, che è questo. Ah, ci sono le varie opzioni. Allora, il Core Game è questo. Questo è il gioco base. Questo più questo, perché si possono comprare spugne. Allora, si può comprare o il kit con due livelli, quindi questo, qui ci sono le carte, qui i mobili, le porte e tutte le miniature, oppure si può prendere il Core Game, il Keller Keep e Return of the Witch Lord, quindi il gioco base più le due espansioni stanno tutte qua, oppure questo altro, dove ci sono quattro spugne addirittura. Quindi o due o tre. Allora, io ho preso quella da due, perché a me sì, non interessa mettere, ho già preso la Keller Skip, ma non interessa metterla dentro al gioco base. Io mi porto dietro la scatola e quindi sono a posto. Quindi non mi interessa, questo lo mettiamo là, vicino al computer che sta elaborando un filmato. E allora cominciamo. Allora, questa è la prima e vediamo intanto. Peccato, perché questo cartoncino dopo, che è tutto bello, non sappiamo dove metterlo. Allora, vediamo come può questo entrare e essere inserito qua. Allora, qui cominciamo dalle porte, se si staccano senza... Qui il problema di questa plastica immonda è che quando giocate non si staccano. Le porte anche, ma quando dovete tirare fuori le miniature è un disastro, e quindi per forza di cose o fate come nel Iroquist anni 80, cioè che non c'è questa plastica, oppure comprate la spugna come ho fatto io qua. Allora, qua vediamo dove li mette. Altre porte le mette qua. Qui ci sono le altre porte. Non so se si vede il tutto perché è al buio, mettiamoli uno di fianco all'altro, così direi che si vedono. Allora, questo qua, direi che vediamo dove dice di metterlo, il coso base, forse è qui sotto, no, dopo vediamo dove poterlo mettere. Allora, intanto abbiamo messo queste porte, ne mancano ancora tre, una, due, e una, tre, e abbiamo finito tutte le porte. Bene, a questo punto abbiamo i tre mobili che sono l'armadio, questo armadio liscio, tacci su, è duro come il cemento, l'armadio che è questo, con tutti i libri che, se uno è bravo, li può colorare. Allora, come vedete nell'armadio, quindi ci sono qui dei piccoli teschi gialli. A occhio e croce sono questi qua che hanno lasciato dentro queste. Quindi intanto io metto l'armadio, che ci sta abbondantemente, perché c'è un dito in più. L'altro armadio con le ante chiuse, come vedete,
sempre nel disegno qua l'armadio ha il piccolo teschio giallo sopra, e mentre qua non c'è niente e quindi vanno poi incollati. L'armadio va qui, no, ho sbagliato, questo armadio va qui, ma è uguale, questo va qui, e l'ultimo armadio, ce ne sono due uguali, come vedete, qua due uguali, eccolo qui, quell'altro. Ecco, questi sono belli anche dietro, mentre nel Iroquest 89 dietro lisci, questi sono belli anche dietro. Poi c'è questa che è la tomba. La tomba la mettiamo qua su, eccola qua, la tomba è qua su, e quindi qua. Ah, la tomba si apre. Che spettacolo! La tomba si apre, colpo di scena. È molto più bello ovviamente di quell'anni 80, ma si apre, colpo di scena. Quindi potete inventare, e adesso inventerò prima di subito, un qualcosa da inserire dentro la tomba. Allora, abbiamo il camino, il famoso camino di Iroquest, che il camino a occhio e croce va qui. Ecco, qui c'è la sagoma apposta, qui. Poi abbiamo i gettoni che vanno qua, i gettoni, eccoli qua, tacchete. Poi abbiamo i tavoli, ecco, i tavoli vanno messi, direi qua, sembra qui. Tavolo. Ci sono due tavoli, ce ne va un altro qua. Ecco, un tavolo qui e un tavolo là, come indica la figura. Poi c'è la scrivania non so chi, che va qui. Poi ci sono dei bauli, ci sono tre bauli, tre piccoli bauli, che direi che vadano qua così. Uno, due e uno, tre, di fianco a questo coso dell'alchimista. Poi c'è, ecco, l'attrezzatura della camera della tortura, e questa non si apre, gira, non gira. Bene, e va qua in alto a destra, e va qui. Poi c'è il trono che va forse qui, in alto a destra, esatto, il trono va in alto a destra, come si vede qua, in alto a destra. E poi c'è quest'altra scrivania che non si stacca, i mortacci sua. Ecco, dove c'è una candela un po' consumata e l'altra un po' meno consumata, da più la realtà, diciamo, delle cose. C'è una candela, può essere più consumata di quell'altra, come capita in tutte le case, capitava anche nel Medioevo. Poi, allora, abbiamo le armature, le armi che faticano a staccarsi in questo bagaglio di plastica, li mortacci loro quando l'hanno fatto, proprio un simpaticone, hanno dato in mano questa cosa da fare a un simpaticone. Il simpaticone ha detto farò il simpaticone. Ecco, le armi le mettiamo qua, qui in alto. Benissimo, a questo punto rimangono solo dei topolini, che sono tre sorci, che potete anche qua sbizzarrirvi come volete, nel senso che li potete fare apparire e possono creare danni o qualsiasi altra cosa. Possono far male ai nostri eroi, eccetera. Potete inventare ciò che volete. Se non rompo il topo, ecco, vedete come è saltato? Fallo una volta, fallo due, fallo tre, si rompe. Allora, in realtà qui c'è, sono le sagome, ci sono quattro topi in questa scatolina qua. Ma vedete, 1, 2, 3, 4, io qui ne ho 3, ma fa lo stesso, io manco li uso i topi, quindi 3 o 4 è indifferente. Secondo me non ce n'è. E questi qua sono i teschi, no? Da mettere sopra agli armadi, da incollare sugli armadi. Ci sono 2, 4, 6 teschi e delle fiaccole, mi sembrano delle fiaccole fuoco. Mi sembra, sta plastica, non vedo l'ora di scassarla, di distruggerla. Ecco qua, qui ci sono dei teschi, due teschi che vanno in colà, e poi sembrano due fiaccole. Boh, vedremo. Boh, questa me la tengo come promemoria delle carte, e questo coso è finito. È esaudito. Sentite che plasticosto, e lo salutiamo. Ciao, Isola Ecologica. Molto bene, i topi qui non ci sono, infatti sono delle cosine in più, non sono neanche segnati dove metterli. C'erano anche nel vecchio Iroquest, li hanno rifatti, ma allora io li metto qua dentro dove ci stanno gli oggetti. Poi ci metto anche i teschi e ci metto anche queste 1, 2, 3 e 4. Eccole qua. Questo qua non c'è più niente, buttiamo via. Hop. Altri 1, 2 teschi che mettiamo già qui dentro.
le due fiammelle, eccole qua, una e due, e questo direi che non c'è più niente, questo qua sì, non è niente, via, hop, altre due fiammelle, una o quello che sono, e altri due teschi, e questi sì che li monteremo sul hop e li monteremo sugli armadi. Benissimo, questa la possiamo mettere qua e direi che questo è a posto. Quindi peccato per questo qui, che adesso vediamo se lo ingloba. No, ma poi è, no, la spugna, no no, è più grande, la spugna è più grande, questo non ci passa più. E vabbè, va bene, faremo un quadretto o cose simili. Allora lo mettiamo intanto sulla sedia. Allora adesso prendiamo questo, anzi prendiamo le carte. Allora questo qua lo mettiamo qua un attimo. Allora tutte queste belle carte le possiamo mettere qua. Allora queste sono le carte dell'artefatto, queste sono le carte degli incantesimi del terrore, queste sono le carte del mostro errante, quello che appare quando sono cadute tutte le carte. Equipaggiamento, un attimo che le raccolgo. Rieccoci qua, ho raccolto le carte equipaggiamento. Purtroppo queste qui sono molto, con le bustine sono molto scivolose, conviene fare l'incrocio, ecco, con l'incrocio sicuramente non cadono più, eccole qua, con l'incrocio a più, o potete anche no, io lo metto, a parte questo elastico che dire che è simpatico è un complimento, dire che è simpatico questo elastico, ma va bene, lo cambierò. Allora, intanto le metto qua, queste sono le carte incantesimi di terra e queste sono i tesori che si trovano qua e là. Poi qua c'è questo, ci sono le carte personaggio e il cosa fare durante la partita, le mettiamo qua, anzi le mettiamo qua, ecco, boh, direi che ci sta tutto come scritto e segnato qui, qui ci sono le carte, benissimo, i due mazzi di carte. E qui ci sono tutti gli oggetti che sono dentro questa bustina qua. Non so se conviene mettere gli oggetti in questa vaschetta, che è una vaschetta stampata ovviamente con una stampante 3D, si vede perché c'è tutte le righine, oppure convenga mettere questo qua e questo me lo porto in un altro gioco. Direi di sì, me lo porto in un altro gioco, mi piace di più così, perché se metto il gioco a testa in giù o lo metto di traverso, qua cade tutto e si ribalta tutto, mentre qua non si ribalta niente, non cade niente. Quindi direi che questo lo metto qua, questo lo metto qua, e voilà, ecco, abbiamo trovato il posto per... Quindi questa me la tengo per un altro gioco, che sicuramente con tanti giochi che abbiamo. Benissimo, quindi il libretto di istruzione mettiamo qui e queste le possiamo mettere tranquillamente qua sopra, che ci stanno. Benissimo, e la prima parte l'abbiamo fatta. Poi adesso c'è la seconda parte, quindi questa spugna qui, questa spugna, e apriamo questo. Hop. Questo lo mettiamo sulla sedia come l'altro, tanto cadrà per terra. Poi, ecco, e queste le mettiamo qua e vediamo di riempire il secondo, la seconda spugnetta, secondo le istruzioni. Allora, qua ci vanno gli scheletri, quattro scheletri, se riusciamo a togliere senza romperli. Non è facile tirare. Sono un po' le miniature sono un po' morbide, sono un po' sono un po' morbide, ma va bene. Allora, quelle degli anni 80 e 89 sono più rigide, sono molto più rigide. Queste qua sono un po' morbide, guardate. Vedete come si muove? Come morbido? Cosa? Questa non si può fare con le miniature dell'89, assolutamente. Allora, i quattro scheletri li mettiamo qua, come da disegno. Poi ci sono delle due zombie, forse femmina, li hanno fatti morbidi, perché secondo me con questa plasticazza qui, quando voi tirate devono essere un po' morbidi, altrimenti si spaccano. Comunque, no comment, questi due scheletri, questi due zombie sembrano femmina, due zombie femmina con la spada e lo scudo. No, non c'è maschio o femmina, non c'è niente. Boh. Poi mettiamo, mettiamo i due, uno e uno, due mummie, eccole qua, le due mummie, come indicato, quindi i primi. Poi ci sono i giganti, ecco, ci sono tre giganti qua, tadadam,
i tre giganti, uno è qui, anche questo molto morbido, si muove tutto, poco, no, questo meno. Allora, un gigante va qui, un altro gigante va qua, il terzo gigante va qua. Benissimo. E fin qua ci siamo. Poi abbiamo i nostri quattro eroi, con il nano che va in basso a destra, qui, il nano va in basso a destra, con il nostro eroe che va in quella più alta di queste quattro, qui in basso a destra, poi c'è uno, l'altro indifferente, sono questi cubi di spugna, sono leggermente più grandi delle miniature, quindi li potete mettere tranquillamente. Poi ci sono quattro di questi cosi giganti, quattro di questi giganti molto belli, che vanno qua, quelli che erano, ho capito, adesso non mi ricordo come si chiamano, ma vanno qui, 1, 2, 3 e 4. Poi c'è un gigante che c'era anche nel vecchio gioco, e il gigante lo mettiamo nel buco più qua. Bene, questa parte è fatta. I dadi, allora i dadi, ci sarà una parte, ecco, qui ci sono 4 dadi e li mettiamo qua. Giusto? 4 dadi? No, qui ce ne stanno 3, perché ce ne stanno 3, 2 e 3, perché i dadi sono 6 e 2 rossi, quindi ne mettiamo 1, 2, 3 qui, 3 qui, 3 qui e i 2 rossi qua, 1 e 1, 2. Bene, allora, detto questo, cosa manca? Manca un sacerdote qui, un sacerdote che va di fianco al gigante, voilà. E poi mancano dei cattivi verdi. Allora, i piccolini, ci sono 6 piccolini, no, ce ne sono 4, no, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi qua, due sono fatti in questo modo, che hanno un'ascia in mano, poi questo qua invece è fatto così, 1, 2, 3 e 4. Allora, due hanno la spada in mano, due hanno la spada che tocca a terra, no, questi sono diversi, sì, sono 2, 2 e 2. Bene, questi qua vanno qui, ci sono 6 piccoli spazietti qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi abbiamo due di questi che hanno questa specie di arma, vedete come sono piegate, perché stare dentro quella plasticazza là, che gli venga un colpo, si piegano tutti. Allora, questi qua sono alti, li possiamo mettere qua, e infatti anche nella figura qui li mette qua, diciamo che è facile capire, perché insomma le dimensioni sono queste. Poi ci sono questi 1 e 1, 2, un altro qui, dov'è? Qua. Ci sono altri 4, quindi 1, 2, 3, come vedete non è facile, mortacci loro, non è facile tirarli via, 1, 2, 3, 4, 5, manca l'ultimo, eccolo qua, bene, e anche questa direi che, vedete com'è sta plasticazza, vedete com'è, questa va all'isola ecologica, ciao, bene, allora, ecco qui. Allora, abbiamo questi due, questo possiamo metterlo, allora vediamo intanto quanto occupano. Allora, questi li mettiamo qua, qui prendiamo la scatola principale, i morbidoni li mettiamo qua, questa è la scatola principale, lo scatolone, possiamo mettere questo sopra e questo sotto uguale, e voilà, sono morbidi, lì, oh, benissimo. Allora, avanzano, quanti centimetri avanzano? Avanzano 4 centimetri e mezzo, 4 centimetri e mezzo, che ci sta proprio questa bella scatoletta, e voilà, e qui ci potete mettere tutto quello che vi pare, benissimo, anzi ci potete anche mettere questi qui, volendo ci potete anche mettere questo se create delle cose 3D o che, vabbè, intanto questo lo tengo qua, poi dopo vediamo. Allora, questi 4 centimetri e mezzo, vediamo se queste tre spugnette che sono in più dentro la scatola corrispondono, e voilà, e infatti corrispondono, quindi se uno
Non le potete mettere in fondo, io l'ho messo sopra per vedere le dimensioni. Ok, quindi se uno non vuole mettere, e ci stanno anche oltre le tre spugnette, ci sta anche il regolamento, diciamo, il tabellone del master, che così non sta, sta così, e anche il libro delle imprese. Bene, direi, e ci sta anche questo volendo. No, questo non ci sta, vediamo. No, non ci sta. No, non ci sta, questo niente. Comunque abbiamo messo il... Bene, così ci sta tutto. Allora, io però queste tre spugne non voglio occupare dello spazio per niente, cioè dello spazio vuoto. Queste tre spugne me le tengo che serviranno per qualcos'altro e metto questo qua, coso bianco, che è nella scatola base, come vi dicevo. Questo qua è il fondo della scatola base. E io lo uso così. Così ci metto queste belle cosine qui, questo e questo qua, e ci posso mettere anche questo. Benissimo. Dunque, vediamo se ho un sacchettino dove mettere i topi, o anche no, perché tanto i teschi andranno incollati. I topi, sapete dove li metto qua? Qui c'è uno spazio, se, non so se si vede, sì, qua c'è uno spazio vuoto, quindi potete inventare anche una miniatura o prendere una miniatura in altro gioco e fare. Io li metto tutti qua. Questi qui, poi dopo con calma li incollo, ci metterò un sacchettino e poi li incollo. Bene, quindi questa la mettiamo qua, questo lo mettiamo qua e voilà, e ci sta tutto. Ci metto anche questo, le. Come disse uno, l'ho pagato e ce lo metto. Va bene, così c'è anche la marca feldherr.net dove potete comprare questa cosa qui. Quasi quasi potrebbe essere, se volete qualcosa di morbido anche qua, potete mettere uno dei tre. Mettete uno dei tre e voilà, tic, 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 che però non ci sta perché c'è il bordo della scatolina bianca, quindi come vedete c'è l'onda, non ci sta. Ma poi è una cavolata, giusto? È meglio tenerlo per un altro gioco. Bene, e questi invece ci stanno. Direi che siamo a posto. Abbiamo visto. E poi ci va la scatola, ah, ci va il gioco, il tabellone di gioco che adesso prendo, che vi ricordo che il tabellone di gioco è più leggermente più grande di quello vecchio. Il tabellone di gioco, le caselle sono un po' più grandi. Quindi il tabellone di gioco ci sta questo, se non sapete dove metterlo lasciate lì, se invece lo usate in un altro gioco e poi si può chiudere. Tricche, 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 e si può chiudere pian piano. Questa è una scatola che non ha nessun tipo di segno, 140 euro, non ha segni di nessun tipo, è perfetta. Non vi dico dove l'ho presa perché tanto lo sapete, sono i soliti acquirenti. E ne ho un'altra uguale, ne ho prese due, ne ho altre nove, che ha una piccola botta qui, pagata 110. Per 30 euro in meno va benissimo, è una piccola botta, tanto se non la faccio io la botta la fanno i miei bimbi, quindi uguale. Detto questo, direi che abbiamo finito e sono avanzati anche questi tre cosi qua. Molto bene. Allora, come vi dicevo, Keller Quest l'espansione io l'ho già presa e volendo, visto che ho buttato via la plastica perché appunto è indecente, io tengo tutte le miniature qui fuori così. Volendo, visto che sono avanzati questi tre, potete ritagliare e direi che si può fare benissimo, potete ritagliare e fare un porta. Questo lo fate come fondo e gli altri due li ritagliate e potete mettere tutte le miniature. Può essere un'idea oppure anche no. Diciamo che ci sta, sicuramente ci sta perché come si vede la scatola è grande così, se non perdo i pezzi, la scatola ha questa dimensione e le tre spugnette sono leggermente più piccole, avanza un dito, diciamo, ecco. Se usiamo il righello, qui sono la scatola è 5, 5,5, 5. Mentre le tre spugnette insieme fanno 3,5, quindi ci sta benissimo. Oppure lasciate così che non succede niente perché tanto le miniature, come vedete, io ho quello dell'89, dall'89 adesso le miniature sono messe in questo modo, non ce n'è una rotta, quindi non hanno problemi le miniature a stare libere. Allora, rieccoci qua, i saluti finali, come avete visto ci sta tutto, avanzano questi due cartoncini che appunto tenevano quella plasticazza, scusate,
fa il caldo, il caldo e il parlare tutto il giorno, un colpo di tosse viene. Allora, stavo dicendo che avanzano questi due cartoncini, potete fare quello che volete, perché prima appunto contenevano come dimensione quella plasticazza che io ho buttato via, e adesso la gomma piuma è più grande, quindi questi avanzano. Bene, non è importante, anzi li possiamo usare per qualcosa. E in più, dall'acquisto del pack di gomma piuma, avete visto che avanzano queste tre gomme piume, quindi si possono utilizzare tranquillamente. Adesso qualcosa mi verrà in mente. Allora, vi lascio con la battuta del giorno, che è questo: c'è uno che va al ristorante, anzi no, non è un ristorante, è, diciamo, come è la vita di SpongeBob, quindi sott'acqua tutti i granchi, gamberi, pesci, eccetera eccetera. Allora c'è un gambero che suona alla porta della ragosta e dice: "Dring, c'è ragosta?" E risponde un tonno e dice: "No, ragosta qui non c'è, qui è casa tonno." E allora il gambero dice: "Ah, scusi, ho preso un granchio." Vi lascio con l'ultima battuta, la freddura, che è questa, che è un colmo. Qual è il colmo per un nano? Qual è il colmo per un nano? Qual è il colmo per un nano? Essere un po' alticcio. Bene, con questa freddura, con questo colmo, vi lascio e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è gratis, non costa niente, la campanella per gli aggiornamenti, i like, mi piace, sono sempre ben graditi, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao da Mario.